Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Shadow of Mordor. Il mio nome è come sempre qui 218 e quest'oggi siamo tutti qui riuniti perché io ho fatto un'enorme minchiata l'ultima volta. Ovvero mi son detto, ma sì, non è che serve guardare il nome del del capitano da uccidere. No, basta più o meno avercelo in mente e via. Non funziona così ragazzi. Wow, minchia i saltoni, sappiatelo, perché ho veramente fatto una gaffa di quelle tremende. E adesso mi tocca rientrare nella fortezza dalla quale ero appena scappato per cercare Kugaluga o Sasutoi, perché è un nome serio, non glielo volevo mandare. Quindi ancora fare ancora questo giro di mura. Dopo una battaglia ci vogliono cibo e grog. Invece ci becchiamo solo un sacco di urla dal cavo. E vedrai quante urla ci becchiamo se continui a lamentare. Ok, sono dentro, proviamolo. Tu chi sei? Grublik. Ancora Grublik! Minchia, ti uccido dopo. Ti uccido tra un attimo. Dov'è Kuga? Kuga Luga. Luga Kuga. L'ultima caccia è quella stata Grublik. Un disastro. Questo Kuga è Kugaluga. Ok. Caso di tour per settimane. No. No. Ok. Un piacere. Eccolo lì. Quindi se io tipo scendo, mi riarrampico qua. Corro così. Del capitano. Era un inutile shrug. L'ha visto! L'hai visto? Tu! Io! Sì! Devi essere proprio disperato per entrare in un posto così ostile! Minchia! Bravo, brucia! Brucia! Come la merda che sei! Sono troppo furbo per cascarci! Nope! Scemo! Ci hai già provato! Ah, merda! Minchia, sono messo così male! No, sto scappando! Fermi, ed è anche merda! Hello! Sto arrivando! Oh, porca la puttana! Non riesci proprio a starmi lontano, eh? Hai fatto l'abitudine alla mia compagnia! Quanto mi stai sul culo! Va bene, Orog. Allora. Col cavolo! Quello l'ho già visto! Ok, è maestro di combattimento, quindi non puoi arrostire su uno spiedo! Nope! Aia! Ok, nope. La marea ce ne andiamo? Ce ne andiamo. Ramingo. Che due palle! Perché quello deve correre? Run. Run like, run for your life like it matters. Yep. Ok. Ok. Ui. Ora, dove cazzo è Kugaluga? È ubicato qua adesso. Questo? Sì, bastardo. Torniamo di qua. Kuga, vieni fuori. No, Gorfell. Quello è Gorfell. Ed è mio. Ok. Quindi Kuga è in un territorio con della mia gente dentro. Fantastico. Kuga. Ok, quindi intorno a qui non è bene. Che bellezza. Tu 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 tu
Come fa uno stupido Tark a saltare in groppa un Caragor? Lì c'è qualcosa di rosso. È uno scudo. Salve! Non può farcela! Ok, iniziamo ad ucciderli. Quello è corso in mezzo alle fiamme. Eccolo! Corriamo! Dimostra di avere fegato! Va bene! Ottimo. Ciao cari. Allora, cari, tu hai visto un certo Kugaluga? No, perché lo sto cercando. Le ossa di roccia. Eccolo qua. Bravo, cari. Kugaluga. Aspetta. Credo di aver visto qualcosa. Vieni qua. Mi sa che hai visto qualcosa. Hele! È invulnerabile alla furtività. Pure. Il ramengo, inseguiamolo. Non puoi sparare. Ok. E basta avvelenarmi. Bello il trucchetto del fuoco dell'ultima volta, ma non ci riuscirai di nuovo. Si ricorda anche del trucchetto del fuoco proprio. Allora sì. One. Tu. Three. Idiota. Whoop. Hai visto? Dove stai andando? Ho fatto male i miei calcoli. No. Mortacci. Neanche per no, non posso neanche nudo. Scavalcarlo. Da porco. Allora. Oh, ok. Muori. Troia. Cazzo, scappa. Quelli che scappano. Glielo ha tagliato, sì! Senza morte. Non dovresti essere coraggioso, Pugri. Nobile? Eppure sei fuggito come un patetico codardo! Oddio, Pugrish, questa la paghi. Pugrish! Sono troppo svelto! Ah, puoi rotte coglioni. No! Ok. Posso l'ultima cosa che faccio? Ok. Nope, ragazzi. Nope. Ho detto no! Ti mostro come si sanguina umano! Op. Ti piace punta? Ti piace la punta? Mi sembrava uno schifoso umano. Pugrish! L'ho spuntato. Il senza morte è riuscito a uccidere il martello? Arrivederci. Ok. Eccoci qua. Perché non sono stato furbo come i miei figli? Sono fuggiti molto prima che tornassero gli occhi. Ti ammazzo! Allora, abbiamo ucciso un po' di gente, però mi sa che quello stronzo di Grublik l'è ancora in vita. Quindi Ubi, ti marchiamo. Arrivo, non devo tirarlo, devo tenerlo basso di vita e poi cercare di decapitarlo qualcosa. Che se no macello. Potrei sparargli un cifro di volte con l'arco. Dannati schifosi! Non mi guardate! Qui, perché sto andando a piedi ancora? Qui. Ok. Poi, sigaretta. Vogliamo della vita a sbloccare? Ah sì.
Oh sì, abbiamo un punto disponibile. Che era questo? No. Colpo d'ombra per saltare in groppa un Graug e un Karagor, tanta roba. Ok. Whee! Whee! Non preoccupatevi, Glob. Il senza morte non cerca voi. Sono i comandanti che vuole. Eccolo lì. Grublik. Ah, adesso può essere ferito. Meglio. C'è qualcuno nascosto lì? Yo. Pronto a soffrire? Eccoci qua. Pelle! Pelle! Mi hai rovinato la faccia! Dopo avertela strappata, mi metterò la tua! Pure! Non è che avessi una gran faccia, eh! Devo accendere il segnale! No, non accendi un cazzo! Di colpire! Sei debole come un neonato! Yep. Senti questo? Uno di voi! Ti piace? Non ora, né mai! Aia! 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 Vieni qua! One! Yes! Non l'ho ucciso, ma è a terra. Quindi. Ce ne andiamo. Fantastico. Ok. Ora, lui è andato, l'altro è andato. Possiamo dare una mano a Naso della Fossa per tradire Gunzna, martello di metallo. Let's go. Qua. Viaggio rapido. E abbiamo circa 8 minuti per farlo. Keita, è fattibile? Secondo me sì. Ciao Graug. Se salgo in sella un Graug poi è fattibilissimo. Allora. Eccoci qua. Quando siamo fuggiti dall'accampamento eravamo una decina in più. Andresti a salvare gli altri? No, non li vado a salvare. Ho degli orchi da accudire. Tradimento. Gunzna, martello di metallo, comandante dell'Elite di potere 15 contro Nazo della Fossa, capitano veterano di potere 9. It's gonna be. Se vi becco a rubare, vi spento. Se vi becco a dormire, vi spento. Se continui a deludermi, continuo a tagliarti. Che carino che è. Tu parla troppo. Ora muore. Perché ho scelto quello stupido? Ah, fermi tutti. Voglio capire. Esercito. Ce li ho. Non ho i suoi punti deboli e i suoi punti forti. Fantastica. Gunza, potevi dirmeli i punti deboli e i punti forti, eh? Uccidiamo i traditori! Hai sentito anche tu? Uccidiamolo! Y! A, E, I, O, U, Y! Barappa! A, E, I, O, U, Y! Tu! Io, sì! Strangolerò quel traditore! Userò le tue budella per farlo! Ah, sì? Questo ti fa male? Sì che ti fa male! Cazzo se ti fa male! Col cavolo! Questo non lo posso fare, bene! Una lezione? Nope. Yes! Uccidilo! Oh! Oh no! Stop. Yes! Pensavi che urlassi? Eh? Sì, un pochettino. Uccidilo.
Come cazzo faccio? L'ho sbagliata! Mamma, l'ho sbagliata! Sei mio! Ok. Lasciate stare il mio bambino! Pelle d'uovo! Oh cazzo, è tornato lo sguaiatore! È il Ramingo che mi ha dato per morto! Mi divertirò! L'ho ucciso 8 volte in 2 episodi, voglio dire. Ah, tu non posso, va bene. Ho detto no! Yes! Ok. Siamo alleati! Yes! Yes! L'hai dimenticato! Non vincerai! Ok, Grubli Clanda! Lui è con me! Whoop! One! E no, lui è mio! Ups! Mi dispiace! Anche la mia testa! Ok! Tu! Assassino! Assassino? Addirittura! B! Assassina questa! Wow! Gunzna, martello di metallo. Odio quando scappa. È stato tamburellato. Yes, vediamo la tua armatura. Sei bellissimo. Non puoi abbracciare la gente perché quello è un problema, però. Vecchio comandante morto. Nuovo comandante me. Bravo. Ne ho scelto uno che conosce la lingua proprio. Si vede che è uno studioso. Vecchio comandante morto, nuovo comandante me. Scusate, ma io quell'uomo devo capire chi è. Sì? Oh, che d'infalato! Tu chi sei? Vediamo chi sei. Wait. Tu chi sei? Tu sei quello morto? No. Ah, sei lui. Sei Broghi il codardo. Mi ricordi un vecchio amico. Sei senza. Wait. Tu sei Broghi il codardo. Però sei senza paura. E sei appena scappato dai Karagor. Com'è successa questa cosa? Spiegamelo. Comunque sei un altro. Quindi io ho 2. Perché dovete lottare? No, io voglio che ci sia il mio piccolino comunque. Gofrel deve essere il capitano. Però anche lui. Lui è figo, eh. Lui è proprio figo. Onestamente vorrei avere lui al fianco piuttosto che Gofrel. Quindi, vediamo un po'. Ah, posso farti fare l'iniziazione a lui, però. Che c'è già, però. Iniziazione a lui. Ma tu sei un codardo. No, niente, non ti voglio. Acquisisci informazioni. Dammi delle info sui capitani, va? Lui sarà uno dei prossimi. Quindi. Shaka, sangue di rana. Arma avvelenata, spezza cavalcamento, attacco con salto, deviazione contrattacco più giro rapido. Può deviare gli attacchi, contrattaccare e girarsi rapidamente. Cazzo! Temprato, più difficile da uccidere, potrebbe incitare che sia tuo finito. Vuoi andare? Ok. Complicazione che vale, se freddo complicazione. Paura del proprio reale, terrorizzato nelle vicinanze di capitano sconosciuto. E paura dei Garagor. Sorry, I'm gonna kill you. Perché non servi a una merda cepolla. Ok. Bene, ragazzi. Sì, lo so, c'è una runa lì, ma non mi interessa, onestamente. Io andrò quindi a una torre. Andiamo qua. La solita torre di casa.
E direi che termino qui questo video. Abbiamo messo finalmente due comandanti marchiati. Quindi abbiamo Grublik il flagellatore, il nostro fortissimo comandante, che è vulnerabile alle vesti cavalcate, può essere ucciso istantaneamente alle vesti cavalcate. E poi abbiamo Nazu della fossa, che è marchiato. C'è un consiglio: che devi usare gli attacchi a distanza, di stagli lontano, ti dice. Il gioco fa stagli lontano, perché lui è cattivo ed è nostro. Audio per i Graug, mezzo di combattimento, temperato, stretta, può scavalcare in giro, attacco con salto, presa alla gola, attacco rapido e senza paura. È un figo, diciamocelo. Quindi, ci sono lui e lui e lui. Adesso, lui ha questo come capitano, Tugog, soffiatore di corno. Però mi sa che gli appioppieremo qualcuno. Gli appioppiamo qualcuno. Posso appioppare lui a questo. Poi appioppare lui. Dai un ordine di essere appioppato a questo. E invece posso tramutare lui, marchiare lui e andare direttamente su Shaka. Direi che questo sarà il piano. Bene ragazzi, quindi i nostri tre valorosi neocomandanti, che non lo sanno ancora di esserlo ma lo diventeranno, saranno Dushrat, l'ama della morte, Gofrel, il bestione, e Tumhorn, tempesta di sangue. Il mio nome è, come sempre, Quitonoid. Sulle mani per l'armata di orchi. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono il re del Let's Play. One Wait.